ci troviamo qui a Bastia, in Piazza Mazzini, dove oggi si tiene il mercatino delle quattro stagioni che inaugura l'evento I colori della primavera. È giunto manifestazione che è giunta alla sua seconda edizione e che quest'anno riserva delle sorprese particolari per tutti gli utenti che riterranno opportuno venire qui a Bastia per passare due giorni particolari e spensierati, magari facendo una bella passeggiata in piazza, cosa che ultimamente risulta essere abbastanza rara. Ci siamo chiusi forse un po' troppo in casa e noi riteniamo opportuno invece che sia giunta l'ora di uscire di nuovo per le strade, incontrare gente, incontrare amici, incontrare parenti. Sarebbe questa, lo riteniamo, una opportunità giusta. Abbiamo lavorato per questo, sono diversi mesi che stiamo cercando di mettere in fila tutte le idee che abbiamo e metterle in pratica anche, e diciamo che il prodotto di quest'anno nell'edizione 2011 potrebbe essere una vera occasione per gli utenti e per coloro che desiderano passare due giorni diversi. Riteniamo che sia l'occasione giusta questa di venire a Bastia per questa opportunità. Siamo in primavera, ma gli appuntamenti che saranno qui a Bastia si ripeteranno durante tutto l'arco dell'anno e saremo presenti sia nel periodo estivo, infatti i primi giorni di luglio ci sarà un evento molto importante anche in quelle date, e avremo anche un evento ad ottobre che sarà il culmine della festa di San Michele Arcangelo con la fiera di San Michele Arcangelo. È molto importante in questa edizione prendere il tema, saper conoscere il tema che noi abbiamo immaginato per creare questo evento. Il tema è il volontariato e la protezione civile. Infatti sono ospiti di questa manifestazione i carabinieri con delle esercitazioni con i cani con il loro reparto cinofilo, la protezione civile con una esercitazione, con delle esercitazioni che ci faranno vedere come intervengono in delle situazioni critiche e in situazioni in cui la natura non è clemente con il nostro territorio, e poi avremo anche i vigili del fuoco che faranno una dimostrazione anche spettacolare calandosi giù dal palazzo più alto della piazza di Bastia. Sarà molto scenografico e quindi invitiamo le persone ad essere presenti per poter anche ammirare l'efficienza e l'efficacia di queste entità che ci garantiscono e ci tutelano anche la salute con il loro impegno e con il loro lavoro. Come dicevo prima, ci troviamo a Bastia. Bastia è una cittadina per eccellenza, una città commerciale per eccellenza, è una cittadina che offre numerosi negozi e sono negozi estremamente forniti e anche ben assortiti a livello merceologico. È una città che deve trovare delle condizioni ideali per poter dimostrare le proprie prerogative, le proprie capacità di soddisfare le esigenze dei propri utenti. Per raggiungere questo scopo i commercianti di Bastia hanno deciso di costituirsi in consorzio e è nato così il consorzio Bastia Umbra City Mall, che eredita l'attività dal ormai conosciuto e rinomato slogan Bastia Città Mercato e si propone a un vasto pubblico di utenti come una unica entità commerciale, non nell'assortimento dei prodotti, ma come immagine di una città commerciale.
L'idea del consorzio è nata già nel 2000 e oggi, grazie anche a delle provvidenze economiche che derivano dalla Comunità Europea, siamo riusciti a metterci insieme e a realizzare un programma annuale di iniziative, come ho descritto prima, che vanno dall'inizio dell'anno fino al Natale. Abbiamo fatto un passo avanti, cerchiamo di portarli dentro i negozi dei nostri consorziati. Infatti, in tutte le edizioni di questi eventi che noi realizziamo, abbiamo immaginato un concorso a premi molto semplice: basta entrare dentro un negozio identificato con la targhetta Bastia Shopping Store, basta entrare qui dentro che c'è la fortuna oppure l'opportunità di vincere dei buoni acquisto. In questa occasione basta entrare in un negozio e si vincono 20 euro di buoni acquisto. È una forma di fidelizzazione della clientela che speriamo possa dare degli ottimi risultati. Allora, i colori della primavera a Bastia. Io voglio ricordarvi tutte le iniziative che abbiamo. Abbiamo la rassegna del volontariato e della protezione civile, abbiamo la festa del gusto e della tradizione, abbiamo la festa dei bambini che è un Luna Park di gonfiabili, abbiamo un concorso di pittura con estemporanea sia il sabato che la domenica, abbiamo un concorso fotografico dedicato ai ragazzi da 6 a 14 anni e poi tante altre cose. Si sente questa diffusione musicale, questa è Radio Shopping, è la radio che abbiamo, la diffusione sonora che abbiamo allestito qui nella piazza di Bastia per allietare la permanenza di coloro che decidono di passare 2 giorni a Bastia e anche per qualche consiglio per gli acquisti. Io aspetto tante persone a Bastia perché, oltre ad avere la gentilezza, la cortesia dei commercianti e l'accoglienza che riserviamo a tutte le persone che vengono anche da fuori, noi siamo sicuri di poter offrire un servizio sicuramente all'altezza della situazione, e chi ha provato già lo conosce e speriamo che siano sempre di più coloro che vorranno provarlo. Un appuntamento a Bastia e siamo qui ad aspettarvi.